Ciao a tutti, oggi siamo con Daniele Grech, biologo marino, e ci parlerà di come utilizza il GIS, la metodologia GIS nella sua attività. Prego, Daniele, presentati, dici un po' di te. Sì, grazie Massimiliano. Io, come hai detto, sono un biologo marino e lavoro all'IMC, alla Fondazione IMC International Marine Center, che è un ente di ricerca che ha sede in Sardegna, a Torre Grande, in provincia di Oristano. E al Centro Marino ci occupiamo sia di ambienti marini che di lagunari, sia di conservazione degli ecosistemi marini, sia di studio nell'ambito dell'acquacoltura e trasferimento tecnologico delle conoscenze. In particolare, io mi occupo di studiare gli ecosistemi principalmente marino-costieri, sia le specie che gli habitat, specie ed habitat che sono definiti sensibili o comunque potenzialmente di interesse conservazionistico, Quindi fai un'attività di monitoraggio, in un certo sia senso. monitoraggio che ricerca. In sostanza, abbiamo sia degli studi in collaborazione per le aree marine protette, in cui facciamo monitoraggio di risorse come può essere il riccio di mare o specie sensibili come sono le macroalghe brune, le cistoseide o la posidonia oceanica, una pianta marina molto importante, ma anche ricerca di tipo ecologico sui processi che riguardano le interazioni tra gli organismi, quindi per esempio pesci che mangiano i ricci oppure che brucano le alghe di questo tipo, interazioni preda-predatore, distribuzione di specie in base a dei parametri ambientali e anche fenomeni di mortalità che possono colpire queste specie come la pinna nobilis, la nacchera di mare, il riccio di mare o altri organismi. Ok, in questa tua, diciamo, ampia attività di ricerca, come utilizzi GIS? Allora, i GIS sono sicuramente un valido strumento da tantissimi punti di vista, diciamo, a vari livelli, nel senso che dalla banale ma fondamentale rappresentazione in mappa puntuale di una specie che è protetta o è in declino o è in pericolo, e quindi la sapere avere in un colpo solo la panoramica di come questa specie sia presente in un determinato luogo al momento o anche addirittura nel tempo. È importante, si fanno anche studi storici per capire questa specie, come è cambiata la distribuzione del tempo. Già questo è una cosa potentissima e importantissima per gli studi di biologia marina. E questo è l'ambito più semplice. Quindi una mappa di Posidonia, una mappa di lecistoseide puntuale o anche lungo tutta la costa per capire qual è la distribuzione di una specie piuttosto che un'altra. Mappare, per esempio, abbiamo avuto un progetto di citizen science, di scienza partecipata, in cui i cittadini ci hanno segnalato tramite un questionario online la distribuzione delle pinne ancora vive, perché La pinna purtroppo nobilis. c'è una moria in corsa alle nacchere. Sì, esatto. Queste specie praticamente è dal 2016 che tutto il Mediterraneo ha iniziato a subire una moria molto importante. In Sardegna avevamo la situazione che era conosciuta esclusivamente per quanto riguarda le aree marine protette, perché a livello ministeriale le aree marine protette avevano i monitoraggi, però lungo tutto il resto della costa della Sardegna, per esempio, non si sapeva nulla. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sì che i cittadini potessero segnalarci tramite un web GIS la posizione di queste pinne potenzialmente ancora vive, perché noi ci interessava conoscere e sapere ancora se c'erano delle sacche di resistenza, delle zone in cui queste pinne erano vive, perché poi si possono studiare da un punto di vista genetico, capire perché sono ancora vive, perché magari hanno un ambiente protetto in cui il patogeno non arriva. È chiaro che poi queste informazioni vanno validate, e quindi comunque è uno strumento sia di conoscenza iniziale che poi va validato e va approcciato in vari modi, ma è chiaro che il GIS diventa lo strumento in cui tu poi il database te lo trasporti, te lo validi, te lo vai a, diciamo, ad implementare e puoi trarre delle conclusioni, puoi analizzarlo.
Semplicemente, ecco, diciamo che in generale sin dall'inizio io mi sono approcciato ai GIS in maniera molto semplice e purtroppo devo dirle, ne abbiamo parlato spesso, Massimiliano, in maniera autodidatta. E quindi Vabbè, però insomma. all'inizio fai cose molto semplici, poi piano piano è chiaro che da queste mappe puoi avere, puoi trarre dei dati, puoi elaborarli, puoi analizzarli con tantissimi tipi di, diciamo, di strumenti. E poi trarne delle conclusioni molto importanti una volta che hai tutti questi layer, no, di distribuzione di queste specie. Ok, quindi per te appunto i GIS sono proprio degli strumenti che ti accompagnano nella tua, diciamo, attività lavorativa quotidiana. Assolutamente sì, sono basilari perché rappresentano proprio il riferimento per un output anche nell'ambito di un report, di una pubblicazione. È uno strumento, sì, devo dire, assolutamente fondamentale. Ecco, il lavoro, ma credo in generale, il lavoro di un biologo marino da campo, non quello che magari lavora in laboratorio, è uno strumento assolutamente essenziale. Ok, e appunto allacciandomi al discorso, diciamo, biologo marino da campo, biologo marino di laboratorio, che percezione hai che i tuoi colleghi, a prescindere da, insomma, quale attività facciano, che percezione hai che i tuoi colleghi hanno di GIS, insomma, se li utilizzano, hanno una certa pratica oppure, insomma, li evitano preferendo altri strumenti? No, devo dire che assolutamente sì, l'utilizzo è condiviso, chi più chi meno, ovviamente i miei colleghi che lavorano in ambienti lagunari, anche loro ovviamente fanno diciamo, utilizzo del GIS a partire sia dalla semplice rappresentazione di stazioni di campionamento, come faccio anch'io, o altro, però poi c'è una fase di elaborazione anche importante di questi dati per trarre delle informazioni essenziali di vario tipo, in particolare vi voglio parlare di questo recente progetto che abbiamo avuto che riguarda la pianificazione spaziale marittima Ah, della regione interessante. Sardegna, e in sostanza in cui tutti questi layer di cui ho parlato, no? Quindi parlare di specie protette e habitat prioritari, vengono in qualche modo messi insieme. Aggiunti ad altri come possono essere quello dell'uso delle risorse ittiche, l'uso che se ne fa di una determinata zona che può essere molluschicoltura, un altro tipo di impianto, zone militari, quindi divieto di accesso, zone in cui venivano scaricati rifiuti. Tutti questi layer poi alla fine vengono uniti, vengono elaborati, Messi in relazione tra di loro. tutti questi relazionati tra di loro e la mappatura e la raccolta di questi dati, tutti georiferiti. Congiuntamente quindi agli habitat presenti che vi dicevo, vanno poi sottoposti ad un'analisi spaziale multicriteriale che permette la produzione di quelle che vengono definite, c'è cioè una collega in particolare di cui probabilmente poi accenderemo in un altro Come no? contesto, che in sostanza è esperta e specializzata proprio nella produzione di queste mappe di vocazionalità si chiamano, quindi con questa analisi spaziale multicriteria si ottengono delle mappe che ti dicono: ok, in questa zona, siccome c'è Posidonia, siccome c'è questa specie protetta, siccome ci sono queste emergenze ambientali, assolutamente non si possono fare queste cose. E in questa zona, invece, in cui c'è questo tipo di impatto, questo tipo di pressione, questo tipo di utilizzo, nessuno la reclama da un punto di vista della pesca perché quindi non ci sono conflitti di interesse nemmeno sociali. In questa zona si può fare una concessione per un impianto di acquacoltura perché in questa zona ci sono queste tipologie si è arrivati in base a tutta una serie di elaborazioni che si può fare questo tipo di attività. E di conseguenza si realizzano sempre questo grazie alla potenza del GIS. Vengono redatti, per esempio, in conclusione, diciamo, l'obiettivo finale di questo grande e importante progetto della Regione Sardegna è quello di redare il piano regionale per le zone allocate all'agricoltura, le ASA, e tutto questo nell'ambito di quella che ormai è sempre più conosciuta come la Blue Growth, no? Potenziare la produttività del sito. Sia limitando l'effetto di questa attività sull'ambiente, sia ovviamente mantenendo una crescita di attività economiche. Quindi diciamo che,
per, tra virgolette, banalizzare la cosa, l'output finale sarà una semplice mappa. Però questa mappa è nata sulla base di una serie di processi e di modelli che sono, insomma, incentrati sia sul dato cartografico che sulle conoscenze del singolo che, appunto, utilizzando il GIS come strumento, applica all'analisi e alla generazione dei modelli. Appunto, facevi riferimento all'analisi multicriteria. Quindi, insomma, c'è proprio un flusso di lavoro abbastanza ampio, Notevole, e insomma, assolutamente. penso anche lontano nel tempo, perché avete iniziato da un po' a fare questo tipo di attività, che poi porterà come output finale una, sottolineo, semplice, tra virgolette, mappa. Però, appunto, magari per un profano uno vede soltanto la mappa e non ha idea di quello che c'è alle spalle, di tutto il processo di realizzazione di quella mappa. No, è Sì. un'esperienza molto molto interessante che, insomma, magari sarebbe anche il caso, secondo me, di approfondire qualche volta con una intervista come questa qui, insomma, magari ad hoc, ma è un pochino più lunga. Assolutamente, e ti correggo soltanto sulla semplificazione che ho fatto di mappa, diciamo, di vocazionalità, perché in realtà, parlando di acquacoltura ci sono tante specie, dunque in realtà saranno varie mappe di vocazionalità. Per farti un esempio, la mappa di vocazionalità per l'allevamento di pesci, in particolare di orata o di spigola, piuttosto che di una spazio per l'ipotesi vongole, ostriche, perché chiaramente hanno esigenze diverse, e quindi per avere tutto questo confluiscono informazioni, per esempio, sulla temperatura dell'acqua, sulle correnti, l'altezza dell'onda di quando c'è mare mosso, perché potrebbe provocare dei danni alle strutture Vabbè, sì. galleggianti. Insomma, veramente una cosa estremamente complessa che adesso io vi ho accennato in poche parole, di cui sicuramente la mia collega Erika vi può parlare più No? dettagliatamente. Come no? Sicuramente, Daniele, approfondiremo in una seconda, diciamo, appuntamento, in una seconda intervista, tutto il progetto, che vedo che ritengo sia molto molto interessante. Io, insomma, ti ringrazio per aver preso parte a questa, diciamo, piccola intervista, e, insomma, spero che ti sia sembrata un'intervista, insomma, utile anche per diffondere quello che è la consapevolezza dell'utilizzo dei GIS nel tuo ambiente di lavoro, ma anche per far capire, insomma, ad altre persone che, insomma, i GIS sono, appunto, strumenti trasversali, che non sono utilizzabili e utilizzati solo da una ristretta nicchia di competenze, come esempio l'ingegnere o l'architetto. Ma assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo, e colgo l'occasione io per ringraziarti per averci dato visibilità e averci fatto parlare, insomma, delle attività che sono attualmente in corso al Centro Marino. Grazie. Figurati. Beh, Daniele, ancora grazie e ti saluto. Noi comunque ci sentiamo in Bene, serata a sera. presto. Ciao, Grazie. buone cose, Ciao. ciao ciao.